C'era una volta, molto tempo fa, nell'oceano più profondo, un regno incantato. Un re, una regina e 6 sorelle principesse del mare. Loro era il regno degli oceani e le principesse erano libere di andare ovunque desiderassero, tranne che in un luogo: la superficie. A ogni principessa, nel giorno del 15° compleanno, era concesso avventurarsi nel luogo proibito, ma solo per un giorno. Quel giorno giunse finalmente anche per la sirenetta. E ciò che vide lassù avrebbe cambiato per sempre la sua esistenza. Un principe, il suo vero amore. Quando egli cadde, la sirenetta si sentì attratta da lui. Nonostante le storie riguardo ai pericoli della superficie, lei doveva salvarlo. Strinse il principe a sé e lo osservò. Si chiese che cosa stesse provando. Come sarebbe stato il loro amore? O avere delle vere gambe? Non si era mai sentita così prima. Sentì qualcuno avvicinarsi, così diede un ultimo sguardo al principe prima di tornare in profondità. Osservò il risveglio del principe da dietro una roccia. Lui aprì gli occhi e pensò che la donna di fronte a lui gli avesse salvato la vita. La sirenetta ne fu distrutta. Aveva lasciato il suo cuore in superficie, chiedendosi se una sirena avrebbe mai potuto amare un umano. Nuotò fino agli abissi più profondi e arrivò nella casa di uno stregone. Gli raccontò del suo amore e di quanto desiderasse avere delle gambe come gli umani. Il subdolo stregone le fece un'offerta. Disse che le avrebbe concesso un desiderio in cambio di una sola cosa: la sua anima. Ma se poi una volta lassù il sentimento non fosse stato ricambiato, lui avrebbe avuto la sua anima fino all'arrivo del vero amore. La sirenetta accettò. La promessa fu formulata e il legame sigillato. Quando lei ritrovò il principe, scoprì che il suo cuore apparteneva ancora alla donna della spiaggia. Lo stregone andò dalla sirenetta, pronto a riscuotere il suo credito. Lei lo supplicò, ma era troppo tardi. Lo stregone l'avrebbe rinchiusa sulla terra, assicurandosi che non trovasse mai il vero amore. E avrebbe avuto così il suo potere per sempre. La sirenetta. Se vi racconto un segreto, voi siete sicure di riuscire a tenerlo? Ma sicure, sicure, sicure? Certo! Io non so mantenere un segreto. Però la domanda che vi ho fatto era un po' diversa da questa. Dai, non essere sciocca, nonna! Lo sanno tutti che le sirene non esistono. Non lo direste se l'aveste conosciuta. Tu hai incontrato una vera sirena? Sì. Ma voi non ci credete, quindi... Volete che vi racconti la storia? Volete sentirla o no? Sì, 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 sì! La storia comincia con una bimba molto piccola che credeva alle sirene, alle fate, ai folletti e a tutte le creature magiche. Il suo nome era Elle. Il ponte di Londra cade giù. Giù, 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 cade giù, il ponte di Londra cade giù, mia donna. Caro dottor Malcolm, vorrei ringraziarla per la diagnosi preliminare su mia nipote, Elle. È tutto molto difficile da quando ha perso i suoi genitori. Eppure il suo spirito rimane immutato, soprattutto grazie alla sua bizzarra teoria. Pensa di essere una sirena e che sia quella la causa della sua malattia. Nessun dottore riesce ancora a spiegarsi cosa l'affligga davvero. Anche la sua respirazione è peggiorata. Ho paura che sia in grave pericolo di vita. Continuerò la mia ricerca nella speranza che un giorno possa essere svelato il mistero della sua malattia e che si trovi una cura. Respira, respira. Con riconoscenza, suo Cam. Presto, Ella sta male. Ella,
Va tutto bene, non è niente. Ci sono io, sono qui. Va tutto bene, tranquilla. Eccoci. Andrà tutto bene. Riesci a respirare? Non puoi sforzarti così tanto, te l'ho già detto. Lo so. È solo che... tutte le mie amiche stavano... giocando? Troveremo una cura. Ti do la mia parola. Ma fino a quel momento... devi cercare di riguardarti. Lo ha visto questo? Che cos'è? Buongiorno, signor Harrison. Buongiorno, Margaret. Ci sono dei messaggi? Sono sulla sua scrivania. Grazie. Buongiorno, giovanotto. Giorno, signore. Come procede la storia? Alla grande. Già. Mettila da parte. Guarda, è arrivato questo. Voglio che adesso sia la tua priorità. C'è un tipo che gira per la contea dicendo di avere un'acqua del Mississippi con poteri curativi. Davvero? Un'acqua miracolosa? Abbiamo già seguito storie così. Streghe dei boschi, mummie che camminano, ma non hanno mai portato a niente. No, in questo caso ci sono molte testimonianze. Ma io... Nessun ma. D'accordo, forse è vero, forse no. Ma dietro a questo c'è di certo una storia. E... una possibile cura per lei. Senti, so che per te non è facile da credere, come dici tu. Arrivi dalle campagne. Ecco qui. È tutto prenotato. Viaggio e alloggio. Non startene imparato, fa le valigie. Grazie, signore. Non ringraziare me, ringrazia lui. Il miracoloso elisir di sirena del dottor Locke. Certo. Sono qui, El! Perché ci metti tanto? Staremo via poche settimane. Ehi, ascolta. Non sarà per molto. Me lo prometti? Te lo prometto. In questo nostro lungo viaggio, El sembra aver trasformato il suo scetticismo in gioia ed entusiasmo per la nostra avventura. Rivedere il sorriso sul suo volto mi fa credere e sperare. Ma la mia logica non può che rendermi scettico riguardo al dottor Locke e alla sua magica pozione di sirena. Se solo la vita fosse semplice come una favola della buonanotte.
88 Wood Street. Deve essere questa. Benvenuti nel Mississippi. Oh, lasci che le dia una mano. Ah, dia a me la valigia, la prendo io. Lei è Cameron, vero? Sì, esatto, quello è il mio nome, ma può chiamarmi Cam. E chi è questa piccola meraviglia? Sono Elle. Oh, hai anche un bel nome, tesoro. Grazie. E per di più educata. Coraggio, venite, vi mostro la casa. Ha una casa bellissima, Lorin. La mia famiglia la possiede da molti anni. Adesso ve la faccio vedere. Ah, questo qui è il soggiorno. E subito a sinistra c'è la cucina. Ho preparato questi per voi. Serviteli. Oh. Grazie. Non c'è di che. Molto gentile, grazie, Lorin. Su, venite che vi mostro il resto della casa. Questa è una delle camere da letto. Non è una reggia, ma un tetto e un letto comodo. Oh, è perfetta, Lorin. Grazie. È un piacere. Sarà bello avere un po' di compagnia. Credo proprio che ci piacerà. Oh, dimenticavo. Non vi ho ancora fatto vedere il giardino. C'è anche una casa sull'albero. Elle! Elle! Elle, fa attenzione! Wow! Non trovi che sia un regno bellissimo? Sì, ma la principessa dovrebbe essere più prudente. Eccoci. Grazie, questa barba è molto lunga. Peggy Jean, ti presento Cam. Cam, lei è Peggy Jean. Ciao. Peggy Jean è una delle mie amiche più care. È un piacere conoscerla. Beh, Peggy Jean, sono molto felice di conoscerti anch'io. Oh, e chi è questa piccola meraviglia? Io sono Elle. Elle, sei la bimba più bella che abbia mai visto in vita mia. Guardati con quelle guanciotte, sei così graziosa. Un vero fiore tra i fiori. Devi scusare, Peggy Jean. Oh, mi spiace, non sono più abituata a vedere gente. Ma da quando quell'acqua miracolosa mi ha guarito la gamba, me ne vado sempre in giro come una trottola impazzita. Acqua miracolosa? Mm-hmm. Vorrei parlarne con lei, se... Sì, quando vuoi. Lorin sa dove trovarmi, ma domani sarò in chiesa tutto il giorno. Posso parlarti di quell'acqua miracolosa fino a che non ne puoi più. E se vuoi posso anche invitare altra gente, perché se ho capito bene stai scrivendo una storia, vero? Ehi, Peggy Jean, allora ci vediamo domani in chiesa. Sì, ci vediamo domani mattina. Bella, in chiesa, vado. È stato bello conoscerti. Mi raccomando, conoscerti. A domani. Prenditi cura di sicuro te, Peggy anche Jean. Tu. Lo farò. Andiamo a prendere i frutti di cui vi parlavo. Ehi, salve, Eugene. Come va, Lorin? Bene. Tieni, tesoro, hai detto che le mele ti piacciono. Lei conosce davvero tutti in città. Più o meno. A parte quelli che verranno qui per parlare dell'acqua miracolosa. Siete qui per questo anche voi, no? Sei pronta? Andiamo? Andiamo. Mistero di Locke. La chiromante. Ti chiami? Mi chiamo Elle. Elle? Puoi leggermi la mano? Ma certo.
Tu sei speciale in molti modi. Vedo una magia molto potente in te. Vedo lo spirito dell'oceano. Tienile sempre con te. Grazie. E tu invece, tu non credi alla magia, dico bene? Sono molto scettico. Avvicinati e guarda. La magia può essere vera magia. Oppure una mera illusione. Wow! Guardati da colui che tenterà di sottrarti il tuo bene più prezioso. Non devi permetterglielo. Bene, lo spettacolo sta per cominciare. Non vorrete perdervelo? No. Grazie. Non c'è di che. Ciao! Questo è un posto davvero strano. Prego, signori, prego! Avvicinatevi! Venite a osservare le meraviglie del mondo! Signore e signori! Coraggio! Entrate nella bottega delle stranezze! Rifatevi gli occhi su ciò che non avete mai visto! Si dice che siano un mero mito, una mera leggenda. Ma, miei cari amici, lasciate che vi mostri ciò che avete sognato qui, dal vivo! Respirano e nuotano. Ecco a voi la sirenetta del Mississippi! Oh, incredibile! Ma hai visto? Non ci posso credere. Bellissimo, sì. Fantastico. El. Bellissimo. Sirena. È solo un trucchetto, El. Non si fanno trucchetti da due soldi qui. Zucchero di fata! Me ne dia uno. Ecco, grazie. Prego. Le fate hanno lavorato duramente per farlo. Sono sicuro che è così. Il miracoloso elisir di sirena del dottor Locke. Che c'è? Scusi se la disturbo.
Mi chiedevo se fosse possibile acquistare... Non sai leggere? Tutta esaurita! Che c'è? E sarebbe esaurita fino a quando? Finché non è più esaurita! Beh, proprio gentile. Posso andarci? Per favore! Non penso che tu sia abbastanza grande. E invece sì! Ecco, grazie. Sono 10 volte più forte dell'uomo forzuto. Dico, li avete visti questi? Bam, bam! Oh, guarda chi c'è. Non ho mai visto una sirena così carina. Ah, non è una sirena. È tutto un trucco. Qualsiasi cosa sia, è un bel bocconcino. Ehi, lasciatela in pace. Che fai altrimenti? Meglio che ti fai da parte. Dagli retta è meglio. Ora pensiamo noi a lei. Mi hai vista? Sono andata in alto. Sì, fino su nel cielo. Coraggio, andiamo. Credeva che la sirena fosse vera. Lei sapeva che era vera. Anche io lo so. Cosa pensava Cam? Cam, come molti adulti, aveva bisogno di più prove per credere all'impossibile. Aveva bisogno di sentirlo con il cuore. Esiste un mondo intero da scoprire fuori. E per Cam era solo questione di tempo. Non riesco ancora a credere di aver visto una vera sirena. Lei era così bella. E io so che era vera. Possiamo tornare a vederla domani? Posso conoscerla? Ella, ne abbiamo già parlato. Quello che hai visto era solo un trucco. Tu credi pure a ciò che vuoi. Io credo a quello che voglio io. E io so che lei era proprio vera. Va bene. Buonanotte. Dormi bene. Cam. Sì? Vorrei che mamma e papà potessero vederla. Anche io. Aspetta. Ma come fa la sirena a sopravvivere se non è nel mare? Hai mai sentito parlare della lampreda? Ma è un pesce in grado di vivere sia nei fiumi che nei mari. Lo sai che nulla è impossibile. Specialmente qui a Erie, Mississippi. Sappi che c'è un po' di magia da queste parti. È un luogo speciale. Vi piacerà. Li lascio qui. Che le è successo dopo aver bevuto l'acqua? Beh, ho smesso di essere pazza. Ecco, ero... sordo come una campana prima di bere quell'acqua. Per caso ha avuto qualche effetto collaterale? Posso fare questo? Che ti è successo dopo aver bevuto l'acqua? Avevo delle forti emicranie. Ora ho solo dei mal di testa. È magia vera, credo. Magia! Magia! Magia, eh? Che lei ci creda o meno, ero praticamente calvo prima di bere quell'acqua.
Non pensavo mi sarei innamorata ancora. Ora mi trovo ad amare proprio tutti. Mi dica, cosa ne pensa di quel mago? Oh, lo trovo meraviglioso. Così cupo e misterioso. Ed è anche affascinante. Preferisco la sirena. Mi scusi, qual era la sua domanda? Probabilità truffa. Mi scusi? Sono Cam Harrison. Grazie per avermi ricevuto con così poco preavviso. Prego, si sieda. Grazie. È il signor Locke, giusto? Per cominciare, vorrei farle qualche domanda circa l'acqua miracolosa. Quali sono i suoi effetti? Di certo lo avrà già domandato ai miei clienti. Cosa le hanno risposto? Mi hanno riferito storie alquanto inusuali. Alle quali lei non crede? Ma torniamo a parlare dell'acqua. Da dove viene? Come la produce? La prima regola della magia è non rivelarne mai i come e i perché. Ma non è magia, dico bene? Di sicuro se funziona è perché contiene medicinali. Se lei non ci crede, perché è venuto qui? Mi perdoni se l'ho offesa. Le domando questo per i miei lettori. Proviamo con qualche altra domanda. Cosa può dirmi riguardo la sirenetta? Il nostro tempo è terminato, Cam Harrison. La prego. La fata blu fa il fiore blu. La fata rosa fa il fiore rosa. La fata bianca fa il fiore bianco. E la fata gialla fa il fiore giallo. Sì, lo so, lo so. Non dovremmo addentrarci troppo nel bosco. Non è una buona idea. Lorin potrebbe preoccuparsi e io non voglio rimanere intrappolato qui. No, Elle! Ehi! Ehi, tu! Tu sei... Sei... la sirena. Sono io. Ma... come mai adesso hai le gambe? Alle sirene spuntano le gambe a ogni bassa marea. Ma shh, è un segreto. Non lo dirò a nessuno. Nel posto da cui vengo si racconta una favola che parla di una bambina nata sulla terra a cui venne dato il cuore di una sirena. Certo. Ma che ci fai qui nel bosco? È forse proibito fare una passeggiata nel bosco. E tu come ti chiami? Elizabeth. Io sono Elle. Lui è Cam, è mio zio. Mi dispiace, devo andare. Visto, io te lo avevo detto che era vera. Ti ho detto che devi fare ciò che ti dico!
Tu stanne fuori! Colpisci me, allora. Come desideri, tesoro. Ora basta! Ho già visto abbastanza per oggi. Ma non posso prevedere come andrà a finire domani. Quanto a te, non mettere più il naso nei miei affari. Paura. Va tutto bene. Non so che cosa sia, ma qualcosa di speciale. Devo assolutamente fare in modo che sia mia. Cosa hai visto? Una cosa che non vedevo da molto, molto tempo. Lei potrebbe essere quella che stavamo cercando. Allora che facciamo? Aspettiamo. Ora lasciami. It's so enchanting, I'm trapped and drowning, here for everyone to see. They don't notice how far away I am from everyone and everything. Silly to have gathered with my heart out on the line. I guess that's just the way it goes. But I'm holding on. I know a day will come when I can be myself again. And I hope someone will love me
when this story ends. Round in circles. C'è nessuno? And the crowd lines up again. Give a smile, girl. You make them happy. Bring your parents, bring a friend. Silly that a main attraction would long so much for love. I guess that's just the way it goes. But I'm holding on. I know a day will come when I can be myself again. And I hope someone will love me when this story ends. If someone could, someone right for me, finds a way to take me home again. I believe it. One day I'll be home. Still I'm searching round in circles while the crowd lines up again. Tu, che cosa ci fai qui? Mi spiace, era tutto chiuso e io... Non dovresti essere qui. Lui sa ogni cosa. Lui chi? Di chi stai parlando? Cam Harrison. Avevo qualche altra domanda sullo spettacolo e anche sull'acqua miracolosa. Vorrei poterla aiutare, mi creda, è così. Ma ora siamo chiusi, quindi se non le dispiace. Spero vivamente di non sorprenderla più a curiosare. Lontano da lei. Chi è lui? E chi è lei? Non ha alcuna importanza. Non dovresti essere qui. So che succede qualcosa di strano e voglio scoprire cos'è. Va via e basta. Va. Certo che il giro in battello vi piacerà molto. Quello che vedete è lo scoglio di tutto il Mississippi. E avete sentito cosa ha detto? Tutti a bordo. Spero di vedere una sirena nel fiume. Tenete gli occhi ben aperti. Agli ordini, capitano. Allora, mentre voi due avvistate sirene, io andrò sotto coperta a lavorare un po'. Come desiderate, primo ufficiale. A dopo. Le sirene non esistono. Thank you.
che stai lavorando? A nulla. È soltanto una storia che... Mi piacciono le storie. Non credo sia una buona idea che tu legga ciò che ho scritto. E così tu non credi alle sirene? Sono solo appunti. È che non mi aspettavo di sorprendere qualcuno a frugare tra le mie cose. Beh, se è per questo tu mi segui ovunque. Sai, mi sorprende trovarti su questa barca. Ma credo sia perché sei stanca dell'acqua. Visto che sei una vera sirena. L'acqua è parte di me, non solo. È parte di tutti noi. Quando ero piccola, mia madre nuotava con me nelle profondità dell'oceano, più lontano di quanti osassero. Io osservavo l'acqua attorno a me e mi chiedevo come fosse il mondo in superficie. Già. Dopo la mia nascita, la mia famiglia andò al mare ogni estate. Io desideravo che rimanessimo intrappolati in un vortice, sospesi nel tempo, e che l'estate durasse in eterno. È il ricordo più bello che ho. Prima che ella si ammalasse. E di quel maledetto incidente. Io vorrei prendermene cura per sempre. Anche mio padre diceva così. Ella è speciale. È forte. Lo terrò a mente. Lei è tutto ciò che ho. È per lei che sono qui. L'acqua miracolosa è... Insomma, funziona. Credo ci sia magia buona in molte cose. E l'acqua è una di queste. Ma non nella sua magia. Non in quella di Locke. Stanno iniziando le danze! Elizabeth, vieni a ballare con me. Una foto? State vicine. Peggy Jean, sta bene? Sì, ascolta. Svanisce. Che cosa? La magia. Non dura a lungo. Fai molta attenzione a quell'uomo, dammi retta. Non lasciare mai che si avvicini alla bambina. Lui è malvagio. Non lasciare che la sfiori neanche con un dito, mi hai capito? Certo. No, vieni qui. Ecco, lui ti mostra come si fa. Ecco, veramente io non sono un ballerino covetto. Scusa, mi dispiace. Piace, sono una frana. La luna, vieni.
Perché continui a fissarmi in quel modo? Perché voglio guardarti bene. Cos'è? Non vuoi che ti guardi? Non è quello, è che tu... hai... uno sguardo... intenso. Se non si può guardare, come si capisce? Com'è realmente una persona? Dovremmo essere liberi di aprire gli occhi e guardare, lui non può impedircelo. Chi lo impedisce? Locke, intendi? Ah, mi dispiace, io non volevo... Cam, non devi scusarti per ogni cosa che dici. Hai ragione, sì. Mi dispiace, insomma. Guarda, non la trovi? Bellissima. Sembra che la ruota sia bloccata. Aspetteremo l'alta marea. L'alta marea? Sì. Scusami, devo andare. Aspetta, Elizabeth. Elizabeth! Hai paura di me? Tutti ne hanno. Tu sei... Ma com'è possibile? Non potresti capire. Io voglio farlo. Accadde tutto molto tempo fa. Io ero libera. Vivevo nel mare con la mia famiglia. Fu ingannata. Lui prese la mia anima e ancora la possiede. Ovunque lui vada, io devo seguirlo. Noi siamo legati. Locke. Da anni mi porta con sé di città in città, vendendo l'acqua in cui nuoto come acqua miracolosa. È così che se la procura, grazie a te. Sì, ma non voglio che tu sia coinvolto. Oh, credo sia troppo tardi ormai. Per quale motivo non te ne vai? Perché non scappi? Qualcosa ci lega. Fino a che lui avrà la mia anima, non avrò modo di fuggire. Si potrà fare qualcosa. Dovrà pure esserci un modo. Solo uno. Che succede? Lui sa che sono qui, mi sta chiamando. No, 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 tu non devi più tornare da lui. Tu non capisci, devo farlo per forza, sono sua. No, no, Elizabeth. Mi dispiace, Cam. Elizabeth. Cam, iniziavo a credere, è vero? Proprio così.
Doveva credere a ciò che i suoi occhi avevano visto, nonostante la sua logica glielo impedisse. Non poteva più negare la realtà. E quel bacio era qualcosa di indimenticabile. Ma vi era molto che non riusciva a capire, soprattutto per quanto riguardava Locke. Grazie al cielo. Ho chiesto a mezza città per trovarla. Perché? Che è successo? Ecco, io continuavo a chiedermi che cosa le fosse successo e così ho lasciato Elle nella sua stanza a giocare e quando sono tornata a controllare... Che è successo? Non c'era più, la finestra era aperta. Dov'è andata? Io non lo so. Intrappolata qui. Hai fatto qualcosa di male? Oh no. Ha detto che io ho il cuore di una sirena e che possiedo una magia molto potente. Sì, è così. La sento anch'io. Ma fa attenzione. Lui non è come te e me, è un uomo malvagio. Capisci ciò che intendo? Quando ero piccola ero proprio come te. E quando sarò grande, io voglio essere come te. Oh, sta arrivando. Tranquilla, andrà tutto bene. Ricorda ciò che ti ho detto. Certo. Lasciala andare. Non posso. Lei è quello che ho sempre cercato. Non hai bisogno di lei, tu hai me. Tu? Intendo sbarazzarmi di te al più presto e di acquisire i tuoi poteri una volta per tutte. Taviel! Elizabeth mi ha detto che vorresti essere come lei. È così? E se potessi renderla una realtà? Se potessi realizzare ogni tuo desiderio, in cambio di una semplice cosa? Qualsiasi. Qualsiasi cosa tu possa immaginare. Tu non mi inganni. Tu non sei come noi. Vuoi solo avere il controllo su tutto. Col tempo scoprirai che posso essere molto persuasivo.
Io so dove si trova. Va tutto bene, vieni con me. Lo sapevo che saresti venuto. Vi farò uscire da qui. Sai dirmi chi ha le chiavi? Le aveva la guardia. Laggiù. Tranquilla, ti farò uscire da qui, ok? È tutto esaurito. Tutto esaurito. Coraggio, andiamo. Ehi, hey, Locke conosce le tue intenzioni. Non si fermerà più, non dopo questo. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo salvare Elizabeth. Lo faremo, Elle. Non può andarsene da qui senza la sua anima. E se la lasciasse, morirebbe. Locke la custodisce in un posto sicuro. E io non so dove sia. Ma credo di saperlo io. Venite. Tranquilli, è dalla nostra. È il momento. Possiamo fidarci. Resta lì. Signore e signori, lasciate che vi mostri i vostri sogni. Facciamo in fretta, non lo tratterrà a lungo. Dobbiamo sbrigarci. Io non posso. Come ci sei riuscita? Non durerà molto. Presto ci sarà l'alta marea. Dobbiamo andare. Aspetta. C'è una cosa che devo fare. Seguimi. È libera. Andiamo ora.
Che facciamo ora? Dobbiamo portarti all'oceano. Quanto abbiamo prima che il tempo riprenda a scorrere? Con Locke non si può dire. Dobbiamo muoverci. Il treno dovrebbe fermare alla stazione laggiù. È un treno merci, arriva all'oceano. Veloci. Cam, aspetta. Cam. Sono troppo vecchia per saltare sui treni. Vi rallenterei e basta. Sei davvero unica, Lorin. Grazie. Addio. Oddio. Buona fortuna. Abbi cura di lei. Lo farò. Il Andiamo. Treno si sta allontanando. Dobbiamo sbrigarci. Possiamo farcela. Va tutto bene, Elle. Ecco. Credo che questo ti appartenga. Ti ringrazio. Grazie a tutti voi. Dovevamo fare qualcosa. 17 anni fa. Mi trovò quando ero molto giovane. Aveva promesso di aiutarmi. Aiutarmi a non essere così diverso. Mi ha fatto la stessa promessa. Io bloccavo i pensieri delle persone e lui disse di potermi aiutare. Gli ho creduto ed eccomi qui. Non c'è nulla di sbagliato in quello che siete. Devono mancarvi tanto le vostre famiglie. Sono contenta che abbiate la nostra. Gentile pubblico, lasciate che vi mostri ciò che avete sognato dal vivo. Respirano e nuotano. Ecco a voi la sirenetta del Mississippi! L'hanno presa loro! L'anima! Sono su un treno diretto verso l'oceano. I ragazzi li stanno raggiungendo. Fermateli! Questa volta, per sempre. Ai tuoi ordini, capo. Sono qui. Dietro!
Va tutto bene. Dobbiamo andare. Svelti. C'è un sentiero qui vicino. Non ci sono le chiavi. Non ci servono. Sta con Elizabeth. Su, presto. La medicina. Qui non c'è. Ferma! La sua medicina è rimasta sul treno. Vieni, Ellie, andiamo. Come ti senti? Ce ne andiamo, no! Forza. Io rimango. Andiamo, è il coraggio. Andiamo. Ce ne andiamo. Io rimango. Elizabeth è una mia amica. Devi smetterla di trattarmi come una bambina. Posso proseguire con loro. Devi fidarti di me. Per una volta. Va bene, Al. Mi fido di te. Dobbiamo andare. Lui è vicino. Andate avanti, mi occupo io di lui. No, non puoi. Voi potete farcela. Ora andate. Andate! È da molto che aspetto questo momento. L'uomo contro il mostro. Chi è il mostro? Non c'è nessuno che possa salvarti ora. Lo stesso per te. Dobbiamo muoverci, sta mutando! Incredibile. Dobbiamo farla arrivare all'oceano. Quanto è distante da qui? Appena oltre gli alberi. Va più veloce! Ah!
fermata! Riesci a portarla in braccio? Certo. Andiamo. Voi raggiungete l'oceano. E tu cosa farai? Mi occuperò del nostro caro amico. Guadagnerò tempo. Nutrivo grandi speranze per te. Sei stata soltanto una delusione. Volevi che diventassi crudele, come te. Ma sai meglio di chiunque altro che non esistono due anime uguali. No, infatti. Una delle due è oscura. Questa volta non vincerai. Sarà la luce contro l'oscurità. Non c'è potere più grande del mio. Oh no. Lei è libera, non appartiene a te! Nessuno a questo mondo è libero, Cam Harrison. Sta tranquilla, va tutto bene. Non lascerò che ti prenda. Lei è buona, non è come te! Non ti lascerò portarla via! Questa che Locke cresce il suo potere. Puoi farlo anche tu. No, sei troppo debole. Questo è l'unico modo. Sua anima è mia. Peccato che ora debba morire. I miei poteri saranno eterni. Né tu, né nessun altro su questa terra potrete sconfiggermi. Io ci credo. Siete riusciti. Magia. Ora è lui il prigioniero. Ce la farai.
La fiala. Elizabeth, ti prego. Svegliati. Lasciala a me. L'acqua può guarirla. Sta bene. Tranquilla. Le acque profonde sono magiche, proprio come il suo amore. Ogni volta che non riuscirà a respirare, non dovrà fare altro che nuotare. Vedo che hai trovato la tua storia. Pensi che potranno mai credermi? Oh, la cosa importante è che tu ci creda. Dai, vieni fuori a giocare. Ci sono anche le fate oggi con noi. E loro amano le sirene. Meglio non farle aspettare. No! Coraggio! La cosa importante è che tu ci creda. Lei gli fece il dono più grande che due persone possano farsi. L'amore. Così, da quel momento in avanti, lei rimase con lui ovunque andasse. Ma questa è un'altra storia. Ok?
Che cosa ne è stato di Elle? Ti senti bene, nonna? Devo fare una nuotata. Come finisce la storia, nonna? Andiamo, non lo so. Coraggio. Andiamo a vedere. Forza, andiamo. There must be so much more out there, a bright new world that's waiting just for me, a place that's filled with hope and people singing, a place where you can hold each dream you dream. I'll be on the waves, a brand new mystery awaits. So here's a chance that I will have to take. All my life I followed when they told me where to go and when it's time to start. But I hear a song of love and ever after. Now it's time to listen to this heart of